pronti per avere il primo via di questa stagione 2008. Decolla il mondiale Superbike, 21esima edizione. Davide Tardozzi guarda i suoi due piloti della Ducati Xerox mentre il semaforo sta per accendersi, semaforo rosso, attenzione, parte il mondiale Superbike, scatta bene con Kotzer, Kotzer che è scattato molto bene dalla sua Superpole. Andiamo a vedere chi tra i piloti della prima fila andrà ad inforcare per primo la prima curva, ed è proprio, credo, noi Kirchner, attenzione, con Chaus, anzi Kotzer forse in seconda posizione, sì, è Kotzer, poi Biaggi al terzo posto, Chaus in quarta posizione, quinto in questo momento dietro a Daga, attenzione, quindi Noy Kirchner dovrebbe essere proprio lui al comando, sì, è proprio Max Noy Kirchner in seconda posizione, e Kotzer, oh, Kagayama è arrivato lungo in staccata, ha avuto un bloccaggio nella staccata che abbiamo appena visto e probabilmente forse avrà anche perso qualche posizione. Siamo in questo momento nella parte iniziale di questo primo giro dei 18 previsti con Max Noy Kirchner, che è stato il più veloce di tutti ad infilare la sua Suzuki nella prima delle curve della tracciata di Losail. Siamo con Kotzer al suo inseguimento su Yamaha e poi c'è Max Biaggi, il primo dei 18 passaggi previsti in questa prima manche, abbiamo sempre al comando, mentre qui attenzione Nieto. C'è un attacco di Nieto nei confronti di Chaus, guadagna una posizione Nieto e si porta quindi in quinta posizione senza forzare tanto, mi sembra di aver visto che comincia a sbaldicchiare un po', infatti Kotzer se ne accorge, eccolo qua che entra. Adesso sarà interessante vedere se Kotzer riesce a fare il buco che desidera fare. Troy Kotzer al comando, quindi l'autore della Superpole al comando. Aga non ci sta a rimanere in terza posizione, subito cerca un varco per infilarsi nella Suzuki di Max Noy Kirchner. Adesso Kotzer vediamo che sta cercando di impostare un ritmo diverso, quindi Belis, va dentro. Belis su Nieto, sì, ce la fa! E Belis va a conquistare il quinto posto. Continua la rimonta quindi per il pilota australiano di casa Ducati. Esattamente. Siamo sul traguardo, attenzione, un altro giro che si conclude. Siamo con Max Noy Kirchner che si riprende la prima posizione, quindi ha risposto doverosamente a Troy Kotzer che ora è in seconda posizione, tenta ancora Kotzer, niente da fare all'interno, dietro al terzo posto è Noriuki Haga, in quarta posizione Max Biaggi, al quinto posto è un rimontante Troy Bayliss. Scherzando, sembra quasi che batta, avrebbe il piacere di avere il Max Noy Kirchner al Biaggi comando all'attacco. Nelle prime gare, è ma poi lungo. Arriva lungo, sì, e perde la possibilità di attaccare Aga. Attenzione ancora Biaggi all'attacco di Aga, niente da fare, ancora lungo, dietro intanto Belis li ha raggiunti ed è qui la quinta sinfonia, dietro tenta anche Nieto di raggiungere il gruppo di testa, eccolo inquadrato con la sua Suzuki, quindi sarà davvero un arrivo in volata con un gruppone di testa composto da straordinari campioni. Suoi seguitori, intanto Biaggi va all'attacco e questa volta ce la fa a superare Aga. Mamma mia. I due si toccano, Aga, a terra Aga, mamma mia. Ha staccato la mano, sì, per mandarlo a quel paese e poi ha perso il controllo della moto. Ha combinato lui da solo un danno, ha staccato la mano per forse riesce a ripartire. Paese. Mamma mia, che rischi. Per fortuna in un punto dove i piloti vedono esattamente che cosa c'è, ecco, guarda. Ci rimanda le immagini. L'ha mandato un attimo a quel paese, forse si è rotto anche qualcosa nella parte destra della moto. Penso di sì. Certo che è una brutta partenza per Noriuki Haga, che è uno dei protagonisti per il mondiale piloti, e sono rimasti in questo momento in quattro. Attenzione, Max Noy Kirchner cerca di scappare via, in seconda posizione c'è Troy Kotzer, al terzo posto c'è Max Biaggi e Troy Kotzer, davvero straordinaria, mentre qui dietro c'è anche Chaus e Nieto che stanno lottando per il quinto posto, attenzione, con Max Biaggi che riesce a saltare Troy Kotzer portandosi in seconda posizione, ed ora è lui con la sua 1098 ad inseguire la Suzuki di Max Noy Kirchner, due Max che vengono in questo momento. Max Biaggi tentato di superare la Troy Belis grandioso, e la 1098 numero 21 conquista il secondo posto, che sorpasso. A che giro siamo? Ottavo, aveva detto che iniziava qua la sua gara ed è proprio iniziata in questo momento. Bravo. Siamo in questo momento alla chiusura dell'ottavo passaggio, inizia il nono giro con Max Noy Kirchner al comando, Troy Belis in seconda posizione. Suzuki è davvero molto veloce in quel punto della pista, quindi dovrà tentare, eccolo qui il sorpasso, di escogitare proprio il sorpasso nel misto, lo ha tirato fuori immediatamente ed ora Belis è al comando della gara, Troy Belis partito.
partito dal settimo posto, 9 giri per andare al comando della gara. Secondo Max Neukirchner, terzo è Biagi che è incollato i tubi di Max Neukirchner, alla quarta posizione per Troy Corser. Eccolo qui il sorpasso. Deciso, non mi aspettavo un recupero così veloce dei Bayliss, mi aspettavo un recupero molto più faticoso, invece è stato determinato, deciso e è venuto su molto bene. Biagi e Xaus, compagni di squadra di stesso tempo, 0-9 invece per Corser, quindi ha perso 4 decimi da Xaus. Potrebbe esserci... Attenzione, errore da parte di Troy Bayliss. Bayliss è arrivato lungo, ha rischiato di andare nella sabbia, per fortuna si è rituffato in pista, ma è stato superato da Neukirchner e da Biagi, ed ora è in quarta posizione. Nuovo colpo di scena quando siamo nel corso del decimo dei 18 giri previsti in questa prima manche. Incredibile, no, ma non è stato inquadrato proprio l'uscita di pista, abbiamo visto un filo di sabbia e poi il rientro ancora, allora molto probabilmente ha dei problemi. Sì, probabilmente ha dei problemi di inserimento o si è deconcentrato un attimo per l'uscita precedente, adesso vuole recuperare in fretta. La conclusione anche di questo undicesimo giro, quindi Max Neukirchner e Max Biagi, vedete come Davide Tardozzi sta cercando di esaltare, nello stesso tempo di trasmettere fiducia a Troy Bayliss, che ha girato in 59.6. Attenzione, c'è Nieto invece, è Max Neukirchner che va di nuovo a riprendersi la prima posizione, secondo è Biagi, al terzo posto Troy Corser che è ritornato sotto, così come è ritornato sotto anche Troy Bayliss. Un bel direttore d'orchestra anche Nataleggi qui al team Sirigaranda Go Eleven. Grande attenzione, emozione. L'attacco di Biagi, Biagi al comando, sì, e ce la fa Max Biagi, conquista il comando della prima manche del Gran Premio del Qatar. Vai, attenzione Corser, attenzione Bayliss, sempre alle spalle. Bayliss va a conquistare il terzo posto ed ora è lui alle spalle di Max Neukirchner, da dietro sta arrivando anche ciao Honda CBR 1000RR, è riuscito a guadagnare fino a questo momento la settima posizione, mentre giustamente le telecamere ritornano. Eccolo qui qua. A vedere Bayliss, Bayliss che scavalca Max Neukirchner portandosi in seconda posizione, anche Corser lo fa in questo momento, no, non ce la fa, i due si toccano ma non si agganciano, due traiettorie completamente diverse, Corser sfrutta l'interno e c'è il sorpasso, terzo posto per Troy Corser, resiste ancora un fantastico Max Neukirchner. Intanto è fantastico, fantastico anche Ruben Chaus che ha riagganciato il gruppo e si sta comportando veramente molto bene, ha avuto delle fasi un attimo... Quella di Max Biagi, guardateli, sono già vicini, Troy Bayliss si è scatenato come si sta scatenando anche Ruben Chaus che è andato all'attacco di Max Neukirchner. Ancora Bayliss è andato a finire sulla sabbia, come avete visto. Questa volta sta spingendo. Sì, sta spingendo veramente forte, nella seconda parte del circuito aveva recuperato 3 decimi a Biagi. Ha un pelo troppo foga nell'inseguimento, perché secondo me lo potrebbe prendere, però facendo forte e poi risbagliando hanno girato praticamente uguale con l'errore commesso da Bayliss. Max Neukirchner restituisce il sorpasso a Chaus che l'attacco. Si riprende la posizione proprio alla staccata della prima curva, vediamo se riesce a stringere bene. Sì, Max Neukirchner non passa, splendido anche questo duello. Si prepara, eccoci con Troy Bayliss. Max Biagi sente il fiato sul collo e quello di Troy Bayliss. Qua. C'è un tratto di se accelerazione, lo fa, attenzione, se la staccata, l'inserimento al comando, si porta il comando, deve tenere chiusa la linea, Max Biagi deve tentare l'attacco, entra Biagi, si porta il comando, però è largo, passa Bayliss, lo guarda, si gira, vanno all'ultima curva, i due si portano sul lungo rettifilo ed è Bayliss conquista la prima vittoria stagionale, secondo Max Biagi, la terza posizione per Corser, il quarto posto per Ruben Chaus, il quinto posto per Neukirchner, al sesto Carlos Checa che precede per un soffio Fonsi Nieto. In mezzo a tutti gli errori che ha fatto, alla fine ha trovato lo spunto giusto e sapeva che in quel punto poteva tirargli l'attacco, gli ha tirato l'attacco e l'ha guardato. È riuscito a rimpiazzargli l'attacco Biagi nell'ultima staccata, perché come traiettoria e uscita di velocità ne aveva qualcosa in più.